venerdì e allenerò la bellezza di... niente! Sì! Oggi mi prendo un giorno di pausa perché arriva il mio ragazzo. Io solitamente mi alleno verso le 6 di pomeriggio, prima di cena. Ma lui arriva alle 4 e quindi preferisco stare con lui. Seppur essendo un giorno di pausa, rest day, che poi... essendo venerdì sarà anche sabato e domenica, quindi 3 giorni di fila. Non cambierà l'alimentazione, anzi ho già fatto colazione, la mia solita colazione. E tra poco lezione, in realtà sono anche in ritardo, però vabbè. E poi mangerò normalissimamente come tutti i giorni. Non cambio la mia alimentazione se è un giorno di allenamento, un giorno di pausa. Troppa fatica e non ci starei neanche dietro. Non vorrei stare lì a pensare, oddio adesso ho mangiato a pranzo di più, quindi devo allenarmi per forza. Il momento dell'allenamento non deve essere un obbligo, ma solo un piacere. Io vado in palestra per rilassarmi, per stare tranquilla, se non ho nient'altro da fare, per vedere i miei amici. Sicuramente non lo faccio perché sono obbligata ad andare, perché devo allenarmi. È un piacere, lo faccio con piacere. Oggi ho più piacere a stare con il mio ragazzo e quindi starò con il mio ragazzo. Sono appena tornata a casa, fa un freddo bestia, lezione era noiosissimo, ma ho la fortuna di abitare davanti al mercato della frutta e della verdura e a dire di mia mamma è il mercato più fornito d'Italia, ma su questa non sono tanto sicura e ho comprato zucca! Io la adoro, la mangio ogni sera al forno, diciamo un quarto, faccio metà di una zucca con mia mamma, però mi prendo sempre i pezzi più grandi. Io la penso molto basica, nel senso come se durante l'allenamento le nostre fibre nei muscoli si rompono e quindi hanno bisogno di riposo e di cibo per essere rimpolpati e poter crescere. È importante continuare a mangiare e non ridurre, questo è stato un errore che ho fatto spesso perché mi sentivo in colpa per il fatto che mangiavo anche se non mi allenavo. Questo è un errore che ho commesso. E infatti da quando ho cominciato a fregarmene se mi allenavo o non mi allenavo, mangiare sempre uguale, mantenendo un apporto calorico e di macronutrienti costante, è stato da quel momento che ho visto davvero i risultati. Molto spesso ragazze mi scrivono che allenandosi giorni e giorni non vedono risultati. Questo è perché è proprio durante i momenti di riposo che il nostro corpo si rigenera e ci permette di crescere. Infatti molto spesso durante il weekend mi vedo più addominali rispetto a dopo 4-5 giorni di allenamento. Mi alleno 5 volte alla settimana facendo 3 volte sollevamento pesi e 2 volte una sessione di HIIT, High Intensity Interval Training. Passo molto tempo seduta a studiare all'università. Quindi per me è un momento di stacco, mi rilasso, vedo i miei amici e vedo più la palestra come un punto di ritrovo, come la gente va al bar, io vado in palestra, ma soprattutto ho cominciato a vedere l'alimentazione come qualcosa che serve per i miei muscoli e non fonte di calorie, fonte di male, per me erano piccoli esserini cattivi, invece adesso vedo proprio il cibo come vita. E perciò ragazze il mio consiglio in questo video è di non sottovalutare il riposo, di non tralasciare l'alimentazione e non sentirsi mai in colpa se si mangia tanto quanto, di più, di meno sì, durante il periodo di riposo, anzi è proprio in quel momento che i vostri sforzi in palestra stanno avendo i loro frutti.